Investimenti in vista dell'Icon Hero e dell'aggiornamento di MovieTwig che dovrebbero uscire questa settimana. Su cosa dobbiamo andare ad investire? Anche se attualmente i prezzi sono leggermente alti, dobbiamo andare ad investire su 84, 85, 86 e qualche 87. Ok, 84 non ne prendiamo tanti, li prendiamo anche a 2000 crediti massimo, se andiamo all'asta ne troviamo di carte anche a breve scadenza, prendiamole e listiamole subito da 2,5-2,6. Gli 85, se andiamo a sneperare oppure all'asta riusciamo pure a prendere intorno agli 8,3-8,4, le listiamo subito a 10k. Ok, gli 86 intorno ai 13k, penso che li riusciamo a prendere. Quanto li listiamo? 15, 15 e mezzo, 16.000. E gli 87 invece andiamo proprio su quelli che stanno più bassi. In questo caso FootBilly ci fa vedere Verratti, Robertson, Rodri, già questi tre già vanno bene. Li prendiamo intorno ai 16 e mezzo. E li listiamo intorno ai 19,5-20K. Quindi, questi sono gli investimenti che vi consiglio di fare. Affrettiamoci a farli. Appena vedete il video, iniziate subito a farli. Se avete tempo, ovviamente riempitevi una bella lista di carte. Mi raccomando, riempiamo la lista e mettiamoli subito in vendita ogni ora. Quindi 84, 85, 86 e 87. I prezzi ve l'ho detti, quindi questo è quanto. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram, su Telegram, entrate nel gruppo Telegram dedicato alla compravendita moduli, tattiche, squadre e tutto quello che volete e uh, seguitemi in live sulla piattaforma Viola, ci sono tutti i link in descrizione. Ciao ragazzi, vamos.